Allora, siamo con Federica Luni, titolare della pasticceria Estense e referente della categoria per APPE, l'Associazione Provinciale dei Pubblici Esercizi. Allora, Federica, finalmente è arrivato febbraio, il mese del carnevale e regina incontrastata è la frittella, che piace ai piccoli e piace ai grandi. Quindi hai preparato un vassoio, raccontaci della frittella. Allora, la frittella è proprio simbolo del carnevale veneto. Solo da noi trovate queste frittelle. Questa è una grande e che solo a vederla ti trasmette proprio serenità, bello, gioia, calore e carnevale. Poi tu la apri e c'è la Wow! crema, c'è lo zabaione, dopo ci sono quelle riempite al cioccolato, chi più ne ha più ne metta, però carnevale è frittella in Come stanno Veneto. andando le vendite? Dai, febbraio è cominciato, quindi non abbiamo ancora i dati. Certo è che il carnevale comincia a sentirsi da febbraio, per quanto noi pasticceri cominciamo a fare le frittelle già da gennaio, da dopo la Befana. Tuttavia è l'anno degli aumenti dei listini prezzi, questo perché state subendo come categoria i rincari delle materie prime e peggio i rincari delle bollette, energia e gas. Come sta andando? Soprattutto energia e gas, abbiamo avuto degli aumenti che si aggirano al 100 e passa per cento in più. Capisci che non si può aumentare un prezzo del 100% perché crei veramente imbarazzo, ma è anche impensabile aumentare il prezzo di un prodotto finito del 100%, perciò i prezzi sono pressoché invariati nelle pasticcerie. Diciamo che qualcuno sta ritoccando, ma si tratta di un 5% non paragonabili agli aumenti che effettivamente ci sono stati. Teniamo presente che per fare una frittella ci vuole sia energia elettrica, ma soprattutto gas per la frittura. E gas non è che accendi il fornello e fai tutte le frittelle, devi stare attenti al punto di fumo, al punto di ebollizione. La temperatura deve essere 170 gradi, né di più né di meno, quindi dopo un po' devi buttare via l'olio, riscaldarlo, cioè il gas nel prezzo di una frittella incide tantissimo, però il risultato si vede perché quando tu mangi una frittella artigianale non c'è unto. E i padovani apprezzano. Sì, la frittella di pasticceria è la frittella di pasticceria, è buona. E allora buon carnevale a tutti. Grazie. Grazie.